Che giorno è oggi? 21 ottobre. Cosa stiamo facendo? Questa playlist si chiama Mansioni di casa. Perché ragazzi, quest'oggi iniziano i lavori per il nostro nuovo salotto. Facciamo Pimp My House. Madonna mia, quanto è bella sta stanza ora! Pulito. Ale, lavoro finito. Dunque, penso sia sbagliato dire che quello che abbiamo fatto è stato rifare il salotto, perché la verità è che non abbiamo mai avuto un salotto in questa casa, nel senso, questa stanza è sempre stato bene o male un magazzino, dove dentro lasciavamo tutte le cose che ci avevano in casa, e questo fino alla scorsa estate. In quel periodo stavamo decidendo se cambiare o meno casa, alla fine abbiamo scelto di rimanere qua e quindi ci siamo detti, cazzo, abbiamo una casa comunque bellissima, perché non approfittarne, dargli belli un senso. Sbarazzarci tutti i vari pacchi che sono in salotto adesso. Abbiamo affittato un camioncino. Altro che Lamborghini e Ferrari. Noi abbiamo il camioncino. Benvenuto. Chi è? L'abbiamo riempita in quattro. Dobbiamo svuotarla in due. Stanno a portarvi al divano. Vai avanti, preoccupare, vai vai. Ok, si sta cominciando a prendere forma. Secondo te, meglio questo o questo? Questo è troppo simmetrico. Questo è più bellino. Sì. E gli mettiamo accanto anche l'armadio magari? No, poi troppa roba. Ok. Ah, e ovviamente non potevano mancare i problemi. Non ci sono montati. C'è un problema con il nostro muro. Deve arrivare un team apposta per montare su cartongesso e non so quando arriverà. E quindi per il momento il nostro soggiorno, non che prima fosse bello, però ora è un po' incasinato. Spoiler, ci hanno messo 2 mesi ad arrivare. Però fortunatamente nel frattempo sono arrivati i mobili, è arrivato anche il divano, è arrivato un po' di shopping con un po' di decorazioni. Shopping che naturalmente chi ha pagato? Dai, paga giù. Questo qua dovrebbe essere il risultato finale. Secondo round. Arrivato d'armadio. Adesso deve arrivare. Eccoci. E Ste. A me non dispiace. Non dispiace. No, ma lasciamolo. Io pensavo che erano tutti uguali. No, io neanche. La velocità l'ho data via. No, mo sentiamo un attimo il capitano. Stella. Stella. Non so se è meglio. Ti piace sì o no? Stupido, sì o no? Sì! Guarda, questo qua è bianco adesso. Pure uno, c'è. Dai Stefano, che ce ne dobbiamo andare a palestra qua. E lasciamolo così. Ok. Va bene. Siamo degli artisti in casa, va bene. Ah, questo è il mobile? Hai già montato questo? Dove va questo? Ah, perfetto, va qua dietro. Lunedì 2 dicembre, oggi sono arrivati finalmente gli ultimi tecnici che ci sistemeranno il salotto. Dopo 2 mesi di lavori finalmente... Ci siamo. Ma mi hai detto che non serviva? Chi l'ha detto? Tu me l'hai detto. No, non ti preoccupare. Vero? Cosa? Sì o no? Ok. Loro hanno chiesto se... Oddio, è detto... farlo noi. Che ci fanno? Ma chi è che l'ha montati così? Cioè, boh. Ma la gente proprio non ci arriva, eh. Sa lavorare la gente, eh? Mi sono vergognato a dirgli che gliel'ho chiesto io così. No. Perché? Ma perché secondo me così spacca. Qui cioè sì, là no. Ma che ti frega? Come che ti frega? È tutto marroncino e poi c'è una roba bianca. È figo.
domenica 29 marzo. Siamo in piena quarantena. Oggi finiremo il salotto. Sono emozionato dopo 5 mesi, tra virgolette, che ci lavoriamo oggi. Lo completeremo. Dai. Che emozione dopo 3 anni che viviamo in questa casa. 4 oggi per la prima volta puliamo i vetri. Ma lo sai che ho visto che sono dei video che vanno un botto di gente America, che puliscono i vetri, tipo pulisco il mio tappeto dopo 3 anni e fa vedere che passa l'aspirapolvere e da grigio diventa marrone. Wow. Ho pulito un vetro, ok. Quanta lucetta adesso? Questa casa non è mai stata così pulita e ordinata. Non è vero. Ma dire che quando l'ho presa 4 anni fa era pulita e vuota. Ah. Allora, questo è il salone che, come vedete, è tutto vuoto perché la casa è da arredare. Poi c'è. Magari la pianticina, poveri. Cerchiamo di venire. Alexa, che ore sono? Sono le 7:43 di sera. Dopo 8 ore di lavoro, finalmente ci siamo. Salvo, soddisfatto? Sì, considerando come era l'anno scorso. Ecco, io ho un video di agosto. Solo incasinata, non sporca. Con Stefano che si tagliava le unghie lì. No, che schifo! Che sta fa? La piscina! Io figa l'odio Stefano per quella cazzo di piscina. Abbiamo avuto le zanzare per 2 mesi. Sì, chi l'ha pulita poi? Guarda che schifo qua. E guarda adesso che cazzo abbiamo combinato. Tanta roba. Ora sì che figo. Cioè ora figo, ora è normale. Normale. Bellissimo. Bellissimo perché adesso finalmente riusciamo a sfruttare questo spazio anche per noi in primis, per le scene con i nostri amici, per tutti i momenti anche di svago. Abbiamo installato le console che prima non avevamo, abbiamo una scimmietta per l'incenso, scimmietta che si accende anche. Sì. Scimmietta che ha pagato Surre. Dei quadri. È una figata. E oltre a questo abbiamo un sacco di riviste e ricordi di quelle che sono anche le nostre passioni, quindi c'è. Ci siamo noi anche in questo salotto. Ecco, questo sono io. Abbiamo qua l'angolo palestra di Stefano. Vinili, Daft Punk, piantine che servono a decorare un po' la casa e a purificare un po' l'aria di questo salotto. Sono delle cose che dovremmo anche sistemare, come magari i lampadari e il soffitto. Sì, i lampadari è forse la cosa che abbiamo visto online, abbiamo detto cacchio che belli, poi sono arrivati e dal vivo era terribile. Brutti, sono proprio la cosa più brutta, raga. Sì. Che dire, ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video e dai.